Ancora ben ritrovati con l'informazione settimanale di Vegan OK TG News. Apriamo il nostro giornale parlando dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che finalmente chiede lo stop al commercio di animali selvatici all'interno dei vet market di tutto il mondo per tutelare la salute pubblica. Le condizioni in cui gli animali sono tenuti negli stabilimenti, nei vet market, dove la fauna selvatica viene esposta viva e poi macellata direttamente sul posto, forniscono un ambiente fertile per la trasmissione dei patogeni. SARS, influenza aviaria, influenza suina, Ebola e anche Covid-19 sono zoonosi, malattie derivanti da un contatto animale-uomo. Oggi il 70% delle malattie infettive nuove o emergenti provengono da animali, principalmente dal commercio di animali selvatici e dall'allevamento industriale. Il focolaio Covid scoppiato all'interno dell'allevamento di visoni a Villa del Conte, in provincia di Padova, ucciderà altri 2.000 visoni per fermare la diffusione del virus. L'AV, tramite un'indagine amministrativa, ha portato alla luce che le autorità sanitarie avevano rilevato alcune positività negli animali della struttura già lo scorso 11 gennaio. Inoltre, ulteriori accertamenti tra gennaio e marzo hanno rivelato che il 100% degli animali campionati presentava positività agli anticorpi SARS-CoV-2 specifici. Questo significa che il contagio da Covid-19 ha interessato l'intero allevamento anche prima dello screening. Le associazioni dunque chiedono ancora una volta la chiusura definitiva degli allevamenti di visoni. E una delle giornaliste d'inchiesta più brave del nostro paese, Sabrina Giannini, è stata citata per danni da una nota azienda che produce latte e derivati per aver mostrato e dimostrato attraverso la sua trasmissione Indovina chi viene a cena in onda su Rai 3 cosa realmente c'è dietro alla dicitura benessere animale, che viene messa sulle etichette di decine di alimenti per millantare un valore aggiunto della produzione che in realtà non esiste. In Italia qualsiasi allevamento di qualsiasi tipo, quindi anche quello intensivo, può richiedere questa certificazione volontaria. Sabrina Giannini sa fare il suo mestiere e insieme ad altri giornalisti e divulgatori è una delle poche voci che portano questo problema in televisione. La TV di Stato ha l'obbligo morale di portare alla luce quello che il settore zootecnico cerca di nascondere per permettere ai consumatori di fare scelte consapevoli. E anche conoscere l'impronta di carbonio degli alimenti potrebbe aiutare i consumatori a scegliere prodotti più sostenibili. Uno studio realizzato di recente in Germania conferma che gli alimenti di origine animale hanno un impatto maggiore sull'ambiente. Se l'etichetta climatica diventasse una consuetudine, i consumatori avrebbero gli strumenti necessari per fare scelte consapevoli, specialmente visto il periodo storico che stiamo vivendo. Le informazioni fornite dalle etichette climatiche sarebbero apprezzate dal 67% dei consumatori europei, contro solo il 9% di chi si dichiara contrario. La fonte delle nostre notizie è osservatorioveganok.com, giornale di libera informazione che potete consultare gratuitamente. Torniamo la prossima settimana, grazie per averci seguito.